Life Social. Ed eccoci qua, amici di Live Social, continuiamo a tenervi compagnia con le nostre interviste serali durante il weekend nelle vostre serate. E questa sera parliamo di igiene dentale, perché qui con me una professionista del settore, un'igienista dentale, la dottoressa Letizia Ferrero. Benvenuta, buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Allora, intanto Letizia, come hai scoperto che volevi fare, insomma, questo di lavoro nella vita? È stata una scoperta adolescenziale, se vogliamo dire, nel senso che sin da piccola, quando mi recavo dal dentista, che tra l'altro è lo studio in cui lavoro adesso, con una serie di combinazioni e di quindi cerchio storie, che si chiude, possiamo dire. Esatto. Mi piaceva, invece di essere intimorita, insomma, di come avere tanti, paura, tra sì. cui me, per esempio. Esatto, io amavo proprio andare, mi piaceva l'ambiente, mi piacevano i dottori e quindi ho sempre avuto la passione per i denti. E quindi diciamo che dall'età di 11-12 anni io ho deciso che volevo fare questo nella vita e ci sono riuscita. Fantastico, infatti è una bellissima storia la tua. Secondo me comunque l'igienista dentale è una figura ancora parzialmente sconosciuta al pubblico italiano. Quali sono i servizi che tu offri? Allora, innanzitutto l'igienista dentale è una professionista laureata, c'è un corso di laurea triennale che si consegue tramite l'università. Io mi sono laureata 6 anni fa nell'Università di Torino e noi ci occupiamo della prevenzione, quindi tutto ciò che riguarda il benessere della bocca, del cavo orale, del paziente. Tra l'altro è importantissimo, nel senso che a livello preventivo è possibile davvero fare tantissimo a livello dentale. Certo, infatti la cosa fondamentale è sottoporsi regolarmente esatto. a delle sedute di igiene professionale per indagare eventuali problemi che possono nascere e insorgere anche senza dar fastidio al paziente. Quindi tramite la nostra seduta, la nostra visita, possiamo intercettare delle problematiche facilmente risolvibili e quindi mantenere intervenire più tempestivamente, esatto. Certo. Poi io so che tu in realtà ti occupi sì della detartrasi, della pulizia e dell'igiene, ma anche per esempio dello sbiancamento, che è una cosa che va tantissimo adesso. Sì, certo. Lo sbiancamento è un trattamento estetico che è sempre più richiesto dai pazienti. Si può eseguire tramite diverse metodiche. Esatto. Quella diciamo più utilizzata è quella eseguita in studio, che solitamente viene fatta 2 o 3 settimane dopo una seduta di detartrasi, in quanto non possono esserci depositi di placca di tartaro all'interno della bocca, le gengive non devono essere infiammate e vanno valutate le giuste condizioni, l'idoneità del paziente, quindi valutare se ci sono delle ricostruzioni nei settori anteriori, delle corone, oppure una sensibilità spiccata che potrebbe dare fastidio nel momento in cui si va a intervenire con lo sbiancamento, per cui va fatta una corretta analisi preliminare e poi si può passare al trattamento. La prima seduta dura più o meno 1 ora e si va ad applicare un gel che è di solito un perossido di idrogeno o di carbamide, che viene attivato tramite una lampada o un laser e tramite una serie di reazioni chimiche fa sprigionare ossigeno all'interno del dente, rendendolo più bianco. In associazione a questa seduta in studio si può fare una seduta, un trattamento anzi domiciliare, tramite delle mascherine in silicone che vengono costruite per il paziente prendendo delle impronte, quindi fantastico. Avranno la forma esatta. Quindi anche denti. A casa si può continuare, insomma, questo trattamento. Esatto, più o meno per 10-15 di giorni si va a posizionare un gel all'interno di queste mascherine dalle 4 alle 8 ore giornaliere in base alla concentrazione del prodotto che si utilizza e poi si fa un controllo dopo 2 settimane per vedere il risultato ottenuto. Fantastico. Ovviamente il risultato varia da dente a dente. Certo, perché cambia proprio la densità ossea. Cambia la risposta al trattamento, quindi alla certo. penetrazione del gel all'interno ogni del dente. Ogni dente è diverso, sì. quindi. E invece quanto è cambiato il tuo lavoro negli ultimi anni in termini di strumenti, materiali che hai a disposizione?
Sicuramente molto. In primis, con i nuovi strumenti che ci sono, si ha un minor fastidio da parte del paziente, perché ci sono, ad esempio, noi per eseguire la detartrasi utilizziamo gli strumenti piezoelettrici, quindi ultrasuoni. Fantastico. E sono molto molto delicati. Se usati nella maniera corretta, permettono di eseguire una seduta con il minimo fastidio. Possiamo dire anche che, tipo, per esempio, lo sbiancamento ad oggi è molto meno invasivo di una volta. Sì, anche lo sbiancamento, tramite anche delle normative di legge degli ultimi anni, ha cambiato le concentrazioni e le percentuali di utilizzo, per cui ha ridotto sicuramente di molto la sensibilità dentale che può causare. Beh, sentite quanta professionalità nelle parole della dottoressa Ferrero. Io intanto, Letizia, ti ringrazio per essere stata con noi, averci fatto conoscere tutte le possibilità che esistono ad oggi per l'igiene dentale e possono davvero fare la differenza. Se c'è qualcuno che vuoi salutare, puoi farlo ora. Saluto tutti i miei colleghi e tutti i miei pazienti e ringrazio voi per l'invito e per essere stata qua. Grazie mille per essere stata con noi. Torna a trovarci e buona serata. Grazie mille a voi. E voi non scappate, ma rimanete qua, perché noi torneremo per tenervi compagnia come sempre dal nostro salotto radiofonico, dove la luce rimane sempre accesa. Ormai lo sapete, solo il meglio su Radio Veronica One.